Bentrovati. Oggi vorrei ragionare con voi sulla dichiarazione che deve rendere il RUP nel momento in cui stacca un CIG. Di che cosa si tratta esattamente? Il RUP deve dichiarare di essere in regola con gli obblighi di centralizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 9,3 del decreto legge 66/2014. La seconda spending review aveva imposto che con successivi decreti sarebbero stati individuate le categorie merceologiche per le quali, al superamento di determinate soglie di acquisto su base annua, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto aderire ad adesione Consip oppure ad altri soggetti aggregatori. Stiamo parlando delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, delle regioni e gli enti regionali, degli enti locali, di tutti i loro consorzi e associazioni. Tutti tranne scuole, università e istituzioni educative. Stiamo parlando di contratti di vigilanza armata, di guardiania, servizio di trasporto scolastico per importi superiori a 40.000 euro all'anno. Stiamo parlando di facility management immobili, manutenzioni immobili e impianti, servizi di manutenzione strade superiori alla soglia comunitaria. Ma come fare a sapere quali sono le iniziative attive di Consip o di tutti gli altri soggetti aggregatori? www.acquistinretepa.it, soggetti aggregatori, in fondo pagina. Qui si accede alle iniziative di tutti i soggetti aggregatori e con una semplice ricerca per categoria merceologica e per area di competenza territoriale della stazione appaltante è possibile accedere a tutte le convenzioni, agli accordi quadro e ai sistemi dinamici di acquisizione che non solo Consip, ma anche gli altri soggetti aggregatori mettono a disposizione della nostra stazione appaltante. Se l'iniziativa è attiva, bisogna aderire e non si può chiedere un CIG autonomo. Se invece l'iniziativa non è attiva, come fare a sapere quando verrà attivata? Stessa pagina www.acquistiretepa.it, piano delle iniziative e cliccando qui si accede al cronoprogramma delle iniziative di Consip e degli altri soggetti aggregatori. E quindi, con un colpo d'occhio per singola categoria merceologica e per singolo soggetto aggregatore, si vede subito se l'iniziativa è in programmazione, è stata bandita, è stata giudicata oppure se è stata sospesa. Se l'iniziativa è attiva, il RUP deve aderire. Se l'iniziativa è in stato di programmazione, il RUP può quindi decidere la durata del proprio affidamento in tempi compatibili con la successiva attivazione dell'iniziativa del soggetto aggregatore e finalmente può flegare sereno all'interno del SIMOG la propria dichiarazione. Di queste e di altre problematiche legate al SIMOG e alla Vicifas parleremo nel prossimo webinar di UPEL del 4 di ottobre. Grazie per l'attenzione.